credenze sbagliate delle persone sulla cosmesi e sul make-up. Quali sono quelle informazioni che sono state divulgate all'inverosimile ma che in realtà non sono vere? Iniziamo subito. La prima cosa è questa. Numero 1, non si applica il ghiaccio sulle parti arrossate perché altrimenti otterremo l'effetto contrario. Numero 2, per le donne in gravidanza o in dolce attesa o come volete voi, gli oli essenziali, anche se sono oli naturali e bla bla bla, non vanno bene tutti, quindi stiamo attenti ad alcune sostanze molto penetranti e andate da un dermatologo a farvi prescrivere i prodotti giusti per questo stato. Comunque, in linea di massima, tenete conto che alcune sostanze non andrebbero utilizzate, come il ginepro, come il rosmarino, come la canfora, ma ce ne sono anche altre. Numero 3, non cerchiamo il simbolo test sugli animali, sui prodotti, perché essendo vietato dal regolamento CE, è inutile perché nessuno può testare sugli animali, quindi tutti non possono testare e quindi anche se il simbolo non c'è, una persona non ha potuto testare se appunto ha seguito il regolamento CE, ovvero tutti, e quindi tutti quelli in Europa non possono testare sugli animali. Quindi sì, se c'è il simbolino ringraziate la persona che non ha testato sugli animali, ma neanche quell'altro poteva testare e non l'ha fatto, quindi in realtà nessuno testa sugli animali per legge. Numero 4, lo scrub non toglie assolutamente l'effetto abbronzatura, ma serve per illuminare, per rinnovare la pelle e soprattutto per togliere le cellule morte. Numero 5, rischio e pericolo non sono la stessa cosa. Quindi prima di spaventarci per qualsiasi nozione, verifichiamo su fonti ufficiali, soprattutto sul sito dell'AIRC, visto che la maggior parte delle persone associano qualsiasi informazione che esce a una brutta malattia che in realtà spesso non c'entra nulla con alcune cose che vengono citate. Anche perché prima di lasciarci spaventare dovremmo valutare pericolo, esposizione e rischio, che non sono cose tutte uguali.